Quest'oggi incontriamo il sindaco di Sogliano, siamo in un bellissimo agriturismo nel comune di Sogliano, in particolare a Vernano, dopo essere stati oggi pomeriggio a visitare dei musei fantastici a Sogliano. Allora, signor sindaco, innanzitutto buonasera. Parliamo di queste meraviglie che ci sono a Sogliano. Anch'io sono rimasto stupito nel vedere tesori d'arte non solo presenti in questa piccola ma importantissima località, devo dire. Certo, Sogliano è sempre stato un punto di riferimento per la Romagna. Una volta lo chiamavano il balcone della Romagna, però c'è da dire che nell'immediato dopoguerra Savignano aveva il doppio degli abitanti di Savignano, quindi è sempre stato importante. Ultimamente c'è stato sicuramente un calo della popolazione che con il cambio dell'economia è andata verso la pianura, però Sogliano ha mantenuto una peculiarità che è importantissima. Le sue testimonianze storiche, le sue testimonianze artistiche, le sue testimonianze culturali e anche gastronomiche che lo rendono unico nel territorio, ma anche diciamo in un ambito più vasto quale la Romagna o la Regione. Ha delle unicità sensoriali che solo a Sogliano si possono trovare. Si appaga la vista con i suoi panorami, con le sue bellezze che troviamo all'interno dei musei, e che del Museo del Disco d'Epoca, del Museo del Libro d'Arte, del Museo della Linea Crista, del Museo delle Miniere e il Museo di Leonardo, e si appaga il gusto con le sue prelibatezze gastronomiche, si appaga anche il senso dell'olfatto con il profumo, i profumi delle specialità di Sogliano, quali in primis il formaggio di Fossa, per cui possiamo dire che abbiamo una varietà di disponibilità per i visitatori e per i turisti veramente uniche. Fra le cose che abbiamo visitato quest'oggi mi ha particolarmente colpito questo museo pieno di cose del passato, di ricordi del passato, vedere apparecchi di registrazione degli anni quasi di due secoli fa, insomma, ci ha fatto particolarmente impressione, e poi dei libri, delle rappresentazioni grafiche veramente di prestigio. Vale la pena di visitarle, perché io sono rimasto particolarmente colpito. Da dove, com'è nata questa idea di questo museo che, insomma, credo che sia una perla nel panorama dei musei italiani? L'idea è nata sicuramente dalla ecletticità del signor Roberto Parenti, che bolognese di nascita, ha trovato qui a Sogliano Rubicone 40 anni fa terreno fertile per esprimere un po' la sua voglia di accumulare delle preziosità, ma anche di esporle in ambienti idonei. Noi come comune ci abbiamo messo del nostro, abbiamo dato sicuramente un'impronta, abbiamo dato un palazzo della cultura che è dedicato a questi musei, e questo è importante perché cultura è un qualcosa che oggi come oggi si vende fra virgolette molto bene e attira molte persone sempre di più, e diciamo che è un museo, quello effettivamente con la M maiuscola, perché dentro si possono trovare delle cose uniche, dal libro regalato al G7 ai tempi di Obama, che ce l'ha da una parte Barack Obama, e dall'altra parte ce l'abbiamo qui in questo museo. Non dimentichiamo che la tiratura non supera le 20 unità. Abbiamo dei dischi, dei libri in filigrana d'oro e da sfogliare coi guanti, ma che appagano sicuramente anche il tatto. Abbiamo dischi che a 78 giri, di valore difficilmente stimabile. Abbiamo anche la
i primi strumenti di registrazione sonora che vengono da Edison, quindi con dei tamburi nei quali venivano incise i suoni e che in maniera particolarissima possono essere ancora oggi utilizzati e riprodotti. In un paese dalla tipica vocazione, possiamo chiamarla, alimentare turistica, quali sono i consigli che potrebbe dare a chiunque ci sta ascoltando per venire a visitare Sogliano? Allora, sicuramente di prendersela con calma, non puntare a visitare tutto il territorio in un giorno perché è vastissimo, sono 100 km quadrati con 14 borghi, tutti restaurati, che hanno ognuno un bellissimo panorama, ma anche importanti testimonianze storiche, per cui bisogna prendersela con calma, guardare e ammirare. Per esempio qui abbiamo la Pieve di Vernano, che è del 1200, abbiamo alle mie spalle l'abbazia millenaria di Monte Tiffi, che è dell'anno 1000, e ogni luogo ha sicuramente delle cose molto interessanti da visitare, ma molto belle, e colpiscono assolutamente la fantasia, ma anche l'immaginario delle persone. Ma oltretutto ogni luogo ha le sue peculiarità gastronomiche, per cui consiglio di visitare con calma il territorio, apprezzando le peculiarità gastronomiche che ogni ristorante, ogni agriturismo è in grado di dare, perché oltre ad avere una varietà c'è anche una capacità dare dei cibi molto particolari, non sempre le solite cose, ma che abbiamo l'inventiva qui che si è trasferita sulla vendita del territorio, fra virgolette, territorio e quelle tante peculiarità che permettono ai turisti di poter tornare a casa dicendo: ho visto questo, ho assaggiato quello e sono veramente rimasto sbalordito. Beh sì, in effetti, salendo anche in questo agriturismo dove noi ci troviamo, ho visto dei panorami veramente splendidi. Poi a un certo punto si vede anche tutta la Riviera Adriatica, ci sono dei punti nelle colline dove si ha la vista su tutta la Riviera Adriatica. Sono rimasto colpito, lo dico personalmente, per questo tour qui a Sogliano quest'oggi, ripeto, dai musei che si ha la possibilità di verificare, quelle delle miniere, le raffigurazioni di Leonardo da Vinci, che insomma grazie ai Borgia è passato appunto in Romagna. Insomma, c'è storia, c'è cultura, credo che il turismo sviluppato in questo senso abbia un valore aggiunto, come giustamente ha ricordato. E le problematiche invece del sindaco di Sogliano, perché insomma un sindaco al giorno d'oggi ha sempre mille cose da fare, me lo stava dicendo prima, quali sono le problematiche nel gestire un territorio così ampio e soprattutto così ricco di funzionalità, di attrattive? Le problematiche sono un po' sicuramente quelle di tutti i sindaci, forse amplificate dalla vastità del territorio, perché 100 km quadrati indubbiamente sono molti, 14 borghi o frazioni, ciascuna con le sue esigenze, sono sicuramente una necessità da tenere in considerazione in ogni momento.
e anche i 300 km di strade, alcune di nostra competenza, altre no, sono un problema da tenere sempre in considerazione, perché chiaramente la viabilità per arrivare in queste zone è un qualcosa di molto importante. E al di là di quello, sicuramente c'è anche la volontà di tenere unito un territorio che volontà e necessità di tenere unito un territorio che si disloca su tre vallate: la vallata del Savio, la vallata del Rubicone, la vallata dell'Uso, che ciascuna con le sue bellezze, con le sue problematiche, con le sue necessità. Sicuramente è importante dare una risposta a tutti. E visto la larghezza del territorio, non mancano sicuramente le opportunità per delle escursioni, così come noi abbiamo fatto oggi. Ho scoperto che il sindaco è un gran camminatore, perché oggi si è fatto un'escursione da 6 km per le colline del comune di Sogliano, nel suo comune. Quindi oltre a questo, le possibilità di eventi che verranno organizzati nel corso del 2020 ancora e addirittura anche nel 2019. Ci sono mille possibilità. Oggi un gruppo di turisti di Gatteo Mare si è allontanato dal mare ed è venuto quassù in collina, sulle colline di Sogliano, per passare un pomeriggio fatto di trekking, di camminate e una serata all'insegna della musica e della gastronomia in questo agriturismo, appunto nel comune di Sogliano. Beh, questa sera, vedendo una cena per più di 200 persone, mi sono anche stupito. Insomma, il comune di Sogliano comunque le sue attrazioni ce le ha. Certo, per promuovere il territorio noi puntiamo molto sulla naturalità, sul fatto che abbiamo un territorio bellissimo e l'anno scorso abbiamo inaugurato 160 km di una rete di sentieri che percorre tutto il territorio, con percorsi ad anello che partono magari da punti di attrazione o punti di ristoro, come un agriturismo, come un borgo bellissimo, e poi arrivano in posti panoramici e permettono di visitare tutto il territorio. Questo è un modo slow, lento, di gustarsi la vacanza, e può permettere anche a noi piccoli comuni della collina di abbattere quelle barriere invisibili che impediscono ai turisti di venire, di lasciare il mare. Oltre il mare c'è anche qualcos'altro, insomma, sicuramente le nostre bellezze e le nostre peculiarità gastronomiche, che mi piace dire sono molto particolari, soprattutto anche disponibili a prezzi diciamo modici. E comunque il nostro territorio può essere visitato anche per gli tanti eventi che facciamo, partendo dai sentieri. Noi facciamo per esempio queste escursioni guidate, non particolarmente impegnative, che però permettono di vedere situazioni panoramiche bellissime e allo stesso tempo di terminare in bellezza mangiando e ascoltando musica. Facciamo anche eventi culturali sui sentieri, nei boschi, e per esempio anche la prossima settimana c'è notturno nei boschi al parco di San Donato, dove ci sarà una bellissima esibizione. E comunque il clou poi diventano anche le sagre, come la sagra del formaggio di fossa che avremo in novembre, oppure anche eventi diciamo sportivi, quali le camminate, ma anche il trail running, che stanno portando sempre più persone a conoscere il territorio, e proprio che magari provengono da tutta Italia. E questa diciamo volano sta portando tante persone qui a visitare il nostro territorio, e persone che ritornano anno dopo anno, magari portando qualche amico in più. Quintino Sabatini, sindaco di Sogliano al Rubicone,
Avrà fatto sicuramente alla vigilia delle elezioni, per essere, quando è stato eletto, un discorso elettorale. La politica non è fatta solo di slogan ma anche di contenuti, oggi ce ne sono stati presentati tantissimi, però signor Sindaco, mi faccia un appello a chi ci sta ascoltando, proprio come la politica ha fatto ultimamente solo di slogan, di frasi fatte, se gliene viene in mente una, uno slogan, un invito particolare sempre a chi ci sta ascoltando per venire a visitare Sogliano a Rubicone. Se volete soddisfare tutti i vostri sensi, venite a Sogliano Rubicone, perché Sogliano Rubicone è il paese delle unicità sensoriali. È uno slogan coniato da me che significa che per ogni senso c'è un qualcosa che lo soddisfa solo a Sogliano. Vista, tatto, udito, gusto, olfatto, state pur sicuri che a Sogliano trovate qualcosa di unico per ogni vostra necessità e ogni vostra voglia di vedere qualcosa di nuovo e di particolare. Ringraziamo Quintino Sabatini, sindaco di Sogliano, è stato con noi per illustrarci, noi l'abbiamo fatto anche attraverso l'immagine che abbiamo girato oggi, una realtà che, come vedete, ha un sacco di aspetti positivi, soprattutto i cinque sensi. Questo mi è piaciuto, Quintino, e un saluto finale. Bene, io saluto tutti gli amici telespettatori e sono certo che vi incontrerò per le vie di Sogliano o nelle varie feste o nelle varie manifestazioni che Sogliano proporrà nei prossimi mesi e di qui in avanti. E sarò felice di illustrarvi la mia conoscenza del territorio e la mia conoscenza di quello che Sogliano può dare per una vostra maggiore soddisfazione. Grazie.